Cresce l'attesa a Tito per la manifestazione conclusiva dell'ottava edizione del concorso di pittura estemporanea alla BCC di Sassano Colore il Territorio, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18 presso l'Auditorium Don Domenico Schiavone. Il concorso organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Sassano con il patrocinio del Comune di Tito ha riscosso in questa edizione 2014 un grande successo di partecipazione. Sono stati infatti più di 30 concorrenti che lo scorso 9 novembre si sono ritrovati a Tito per prendere parte alla competizione, provenienti per lo più da Campania e Basilicata, ma non solo, a testimonianza dell'acquisita notorietà dell'evento, divenuto ormai una consolidata tradizione. Ampiamente raggiunto dunque lo scopo del concorso voluto dalla BCC di Sassano in formula itinerante per valorizzare di anno in anno attraverso l'arte i territori nei quali l'Istituto di Credito di Sassano opera. Quest'anno la scelta è felicemente ricaduta su Tito ed i concorrenti hanno allegramente invaso il territorio del comune lucano alla ricerca di spunti e di luoghi suggestivi da dipingere. Alta anche la qualità media delle opere, non è stato infatti semplice per la commissione tecnica nominata dalla BCC di Sassano stilare la graduatoria finale e attribuire ricchi premi in palio. Ma ora l'attesa è terminata e domenica, nel corso della manifestazione conclusiva, i vincitori verranno resi noti. Questi premi, che saranno attribuiti per la categoria Seniores, primo premio da 500 euro, secondo premio da 300 euro e terzo premio da 200 euro. Per la categoria fino a 18 anni, primo premio da 150 euro, secondo premio da 100 euro e terzo premio da 75 euro. Alla cerimonia di premiazione prenderanno parte tra gli altri il presidente della BCC di Sassano, Antonio Calandrillo, il direttore Stefano Antonello Aumenta e il sindaco di Tito, Graziano Scavone. Saranno presenti inoltre anche i primi cittadini di Pertosa e di Auletta, Michele Caggiano e Pietro Pessolano, che lo scorso anno avevano ospitato l'edizione 2013 del concorso.